Dal Libro di Cielo, volume 12, 25 gennaio 1919. Dopo aver passato giorni amarissimi di privazione del mio dolce Gesù, della mia vita, del mio tutto, il mio povero cuore non ne poteva più. Dicevo tra me: che dura sorte stava per me riservata dopo tante promesse mi ha lasciato. Dov'è ora il suo amore? Forse quella notte in cui voleva parlare dei guai del mondo e avendo incominciato a dire che il cuore dell'uomo è ancora assetato di sangue, che le battaglie non sono finite, perché la sete del sangue non è ancora spenta nel cuore umano, ed io gli dissi: Gesù, sempre di questi guai, vuoi tu dire, lasciamoli da parte, parliamo di altro. E lui, afflitto, fece silenzio. Forse si offese. Vita mia, perdonami, non lo farò più, ma vieni. Mentre ciò dicevo ed altri spropositi, mi sono sentita perdere i sensi e vedevo dentro di me il mio dolce Gesù, solo e taciturno, che camminava da un punto all'altro del mio interno. Ed ora come se volesse inciampare ad un punto, ora urtare ad un altro. Io stavo tutta confusa, non ardivo dirgli niente, ma pensavo: chissà quanti peccati ci sono in me che fanno urtare Gesù. Ma lui, tutta bontà, mi guardava, ma pareva stanco e gocciolava sudore, e mi ha detto: figlia mia, povera martire, non di fede ma d'amore, martire non umana ma divina, perché il tuo più crudel martirio è la mia privazione che ti mette il suggello di martire divina. Perché temi e dubiti del mio amore? E poi come posso lasciarti? Io abito in te come nella mia umanità, e come nella mia racchiudevo tutto il mondo intero, così lo racchiudo in te. Non hai visto che mentre camminavo, ora urtavo ed ora inciampavo, erano i peccati, le anime cattive che incontravo, che dolore al mio cuore. È da dentro te che divido le sorti del mondo, è la tua umanità che mi fa riparo, come faceva la mia alla mia divinità. Se la mia divinità non avesse la mia umanità che le facesse riparo, le povere creature non avrebbero nessuno scampo, né nel tempo né nell'eternità. E la divina giustizia guarderebbe la creatura non più come sua, che meriterebbe la conservazione, ma come nemica, che meriterebbe la distruzione. Ora la mia umanità è gloriosa e mi è necessaria un'umanità che possa dolersi, soffrire, dividere insieme con me le pene, amare insieme con me le anime e mettere la vita per salvarle. Ho scelto te, non ne sei tu contenta, perciò voglio dirti tutto, le mie pene, i castighi che meritano le creature, affinché a tutto tu prenda parte e faccia una sola cosa con me. Ed è perciò pure che ti voglio nell'altezza della mia volontà, perché dove non puoi giungere con la tua volontà, con la mia giungerai a tutto ciò che conviene all'ufficio della mia umanità. Perciò non più temere, non affliggermi con le tue pene, coi timori che possa abbandonarti, ne ho bastanti dalle altre creature. Vuoi accrescere le mie pene con le tue? No, sii sicura, il tuo Gesù non ti lascia. Onde dopo è ritornato di nuovo facendosi vedere crocifisso, trasformandomi in lui nelle sue pene, ed ha soggiunto: figlia mia, la mia volontà è luce, e chi di essa vive diventa luce, e come luce facilmente entra nella mia luce purissima e ne tiene la chiave per aprire e prendere ciò che vuole. Ma una chiave per aprire deve essere senza rungine né infangata, e la stessa serratura deve essere di ferro, altrimenti la chiave non può aprire. Così l'anima, per aprire con la chiave del mio volere, non deve mescolare la ruggine della sua volontà nell'ombra del fango delle cose terrene. Così solo possiamo combinarci insieme e lei fare ciò che vuole di me ed io ciò che voglio di lei. Dopo ciò ho visto la mia mamma ed un mio confessore defunto ed io volevo dir loro lo stato mio, e quelli hanno detto: in questi giorni è passato pericolo che il Signore ti sospendesse del tutto dallo stato di vittima. E noi e tutto il purgatorio ed il cielo abbiamo pregato assai. E quanto abbiamo fatto perché il Signore ciò non facesse? Da ciò potrai comprendere come la giustizia è piena ancora di gravi castighi. Perciò abbi pazienza e non ti stancare. 27 gennaio 1919. Trovandomi nel solito mio stato, il mio sempre amabile Gesù nel venire mi faceva vedere il suo cuore adorabile, tutto pieno di ferite che scaturivano fiumi di sangue. Tutto dolente mi ha detto:
Figlia mia, tra tante ferite che contiene il mio cuore, vi sono tre ferite che mi danno pene mortali e tale acerbità di dolore da sorpassare tutte le altre ferite insieme. E queste sono: primo, le pene delle mie anime amanti. Quando vedo un'anima tutta mia soffrire per causa mia, torturata, conculcata, pronta a soffrire anche la morte più dolorosa per me, io sento le sue pene come se fossero mie e forse più ancora. L'amore sa aprire squarci più profondi, tanto da non far sentire le altre pene. In questa prima ferita entra per prima la mia cara mamma. Oh, come il suo cuore, trafitto per causa delle mie pene, traboccava nel mio e ne sentiva al vivo tutte le sue trafitture. E nel vederla morente e non morire per causa della mia morte, io sentivo nel mio strazio la crudezza del suo martirio. E sentivo le pene della mia morte che sentiva il cuore della mia cara mamma, ed il mio cuore ne moriva insieme. Sicché tutte le mie pene unite insieme innanzi alle pene della mia mamma sorpassavano tutto. Era giusto che la mia celeste mamma avesse il primo posto nel mio cuore, tanto nel dolore quanto nell'amore, perché ogni pena sofferta per amore mio aprivano mari di grazie e di amore che si riversavano nel suo cuore trafitto. In questa ferita entrano tutte le anime che soffrono per causa mia e per solo amore. In questa entri tu, e quantunque tutti mi offendessero o non mi amassero, io trovo in te l'amore che può supplirmi per tutti. E perciò quando le creature mi cacciano, mi costringono a farmi fuggire da loro, io lesto lesto vengo a rifugiarmi in te come a mio nascondiglio, e trovando il mio amore non in loro, e penante solo per me, mi dico: non mi pento di aver creato il cielo e terra e di avere tanto sofferto. Un'anima che mi ama e che pena per me è tutto il mio contento, la mia felicità, il mio compenso di tutto ciò che ho fatto, e mettendo come da parte tutto il resto, mi delizio e scherzo con lei. Però questa ferita d'amore nel mio cuore, mentre la più dolorosa, da sorpassare tutto, contiene due effetti nel medesimo tempo, mi dà intenso dolore e somma gioia, amarezza indicibile e dolcezza indescrivibile, morte dolorosa e vita gloriosa. Sono gli eccessi del mio amore inconcepibili a mente creata. Difatti, quanti contenti non trovava il mio cuore nei dolori della mia trafitta mamma? La seconda ferita mortale del mio cuore è l'ingratitudine. La creatura con l'ingratitudine chiude il mio cuore, anzi, lei stessa vi mena la chiave a doppie girate. Ed il mio cuore ne gonfia perché vuole versare grazie, amore, non può, perché la creatura me l'ha chiuso e vi ha messo il suggello con l'ingratitudine. Ed io vado in delirio, smanio speranza che questa ferita mi sia rimarginata, perché l'ingratitudine me la va sempre inasprendo, dandomi pena mortale. La terza è l'ostinazione. Che ferita mortale al mio cuore! L'ostinazione è la distruzione di tutti i beni che ho fatto verso la creatura. È la firma di dichiarazione che mette la creatura di non più conoscermi, di non appartenermi più. È la chiave dell'inferno in cui la creatura va a precipitarsi. Ed il mio cuore ne sente lo strappo, mi si fa in pezzi, mi sento portar via uno di quei pezzi. Che ferita mortale è l'ostinazione. Figlia mia, entra nel mio cuore e prendi parte a queste mie pene. Compatisci. Il mio cuore è straziato. Soffriamo insieme e preghiamo. Io sono entrata nel suo cuore. Come era doloroso, ma bello soffrire e pregare con Gesù. Bene, questa meditazione cade nel giorno del venerdì, un giorno assai opportuno per meditare su queste cose che Gesù ha detto, perché è il giorno in cui la Chiesa ricorda la passione del Signore. Tra l'altro, volgendo lo sguardo sulla Madonna, ecco, che il nostro Signore stesso ci ha aperto, essendo ella la prima delle anime amanti, possiamo anche ricordare che oggi, 24 di maggio, è la bellissima festa, la memoria di Santa Maria Ausiliatrice, di cui era tanto devoto San Giovanni Bosco, Maria Santissima aiuto dei cristiani. E festa che fu istituita in occasione, insomma, di un evento drammatico,
il ravvimento, la deportazione di Pio VII da parte dell'imperatore Napoleone in Francia e poi l'improvviso e miracoloso ritorno a Roma, che il Papa stesso attribuì all'intercessione mariana sollecitata dal popolo romano e istituì quindi questa bellissima festa. Evidentemente il secondo capitolo che abbiamo letto è veramente un pezzo da collezione dove Gesù ci apre degli squarci grossi, ecco, dentro il suo cuore. Il mese di maggio volge al termine e tra poco comincerà il mese di giugno che la Chiesa dedica appunto al Sacratissimo Cuore di Gesù e avremo tempo e modo, aiutati anche dalla sapienza della Chiesa, di volgere lo sguardo, ecco, su quel cuore che ha tanto amato il mondo e, come Gesù ci ha detto, non riceve in cambio altro che ingratitudine, che è una delle cose che fa più male al cuore di Gesù, freddezze, disprezzi, oltraggi, indifferenze. Ora, nel primo capitolo che abbiamo letto, troviamo sempre questo grande, costante, ecco, infinito tema di questi scritti, che sono le pene d'amore di Luisa che soffre la privazione di Gesù, quindi già soffre indicibilmente, come tutte le anime buone, le persone devote, attribuisce sempre a qualche cosa che non vada in lei questa assenza. Noi sappiamo dai maestri di spirito, anche per quello che concede la grazia ordinaria, che la grazia in noi si può raffreddare, no? Quindi metterci in quello stato di aridità per due cause, o per causa dei nostri piccoli peccati, perché i peccati gravi ce la fanno perdere la grazia, non fanno soltanto raffreddare l'ardore della carità, oppure perché il nostro Signore ci sta chiedendo il sacrificio di rinunciare alla sua presenza sensibile. È evidente che un'anima buona pensa sempre alla prima causa, ecco perché, conoscendo in maniera sapienziale se stessa e sapendo anche, tra l'altro, che tante cose di noi stessi noi manco le sappiamo. Magari abbiamo dispiaciuto Gesù, abbiamo dato un dolore a Gesù senza rendercene conto, magari una sciocchezza a cui noi non diamo nessuna importanza, agli occhi di Gesù è una cosa rilevante, no? Abbiamo tutti da affrontare, poi non è che Gesù ci parla chiaramente, ci dice questo sì e questo no, no? Dobbiamo sempre fare un discernimento, quindi un sereno, ecco, esame di noi stessi senza evidentemente turbarci o alterarci. Ecco, certo che questo dolore era immenso in Luisa, no? E qui anche noi dobbiamo sempre, quando sentiamo queste cose, chiederci quanto è grande nel nostro cuore il desiderio sincero di Gesù, della sua presenza. Quando Gesù parla delle anime amanti nel secondo capitolo, dice, sono pronte a lasciare qualunque cosa, veramente. Sono pronte a soffrire anche la morte più dolorosa per me. E abbiamo visto quanto questo consoli il cuore di Gesù, no? Ecco, e Gesù spiega sempre che queste sue assenze sono il martirio divino e il martirio d'amore di Luisa. Figlia mia, povera martire, non di fede ma d'amore, martire non umana ma divina, perché il tuo più crudele martirio è la mia privazione che ti mette il suggello di martire divina. Tante volte abbiamo detto, insomma, che queste grazie straordinarie che Gesù concede ad alcune creature, come dire, sono un'arma a doppio taglio, perché da un lato sono grazie inebrianti, insomma, che non è data alla nostra mente di poter immaginare, anche se con un po' di fantasia possiamo provarci, e con la stessa medesima fantasia immaginarci quanto si soffre una volta che si sia conosciuta una cosa di questo genere, no? Noi in questa vita non soffriamo
abbiamo meditato tante volte, insomma, le pene dell'inferno perché ancora non stiamo sempre con Gesù, semplicemente perché non ce ne rendiamo conto. Quindi non aver avuto come lui esperienze straordinarie, sì, certamente vuol dire non aver vissuto prima del tempo delle cose stupende, ma vuol dire anche non aver conosciuto dolori e sofferenze inedite. Tante volte abbiamo meditato su questo ed è per questo che i maestri di spirito dicono sempre che non bisogna né chiedere né desiderare lo straordinario. Primo per questa croce intrinseca che comporta, insomma, perché poi la vita non sarà 24 ore, la nostra vita deve essere 24 ore connessi con la divina volontà, ma non 24 ore in ininterrotta presenza di Gesù, perché altrimenti saremmo in paradiso. E poi insieme a queste croci ce ne sono anche molte altre, no? Luisa era una vittima, e qui ci fermiamo su una cosa che ancora Gesù dice nel primo capitolo, prima di passare al secondo. Cioè, la mia umanità è gloriosa e mi è necessaria un'umanità che possa dolersi soffrire di vivere insieme con me le pene, amare insieme con me le anime e mettere la vita per salvarle. Questo che Gesù dice, portato al grado estremo, comporta l'immolazione dell'anima come vittima. Ecco, chiaramente questa è una chiamata divina ed eroica. Io raccomando sempre a me e a tutti di essere sempre estremamente cauti, ecco, nel fare offerte, come dire, precipitose e al di là delle nostre forze. Ecco, perché è possibile che uno sulle ali dell'entusiasmo, cioè, offrirsi come vittima è una cosa grossa, una cosa seria, e diventa poi una macchietta, no? Aver fatto cose del genere e poi ritornare sui propri passi o cominciare a, come dire, a frignare o a piangere o a lamentarsi come bambini, no? Certamente, prima di arrivare a tali altezze, ecco, è possibile cominciare a fare nostri i sentimenti del cuore di Gesù e, come dire, a dargli qualcosa in riparazione, qualche sacrificio, qualche preghiera, qualche rinuncia, qualche mortificazione, è tutto quello che la Divina Grazia ci ispira per consolarlo, ripararlo, aiutarlo a salvare l'anima, a salvare le anime e dargli, mettergli a disposizione, anche se non in forma eroica, ecco, anche quello poi, se il Signore vorrà, ci si arriverà piano piano, la nostra umanità per salvare le anime. E questo è proprio delle anime amanti. Perché le anime amanti amano coloro che l'amato ama e Gesù ama le poi una cosa importante: per aprire le chiavi del divino volere, la nostra volontà non deve essere arrugginita, bella questa espressione, e non deve essere mescolata a cose terrene. La nostra volontà è ruggine, la nostra volontà umana, quindi la nostra volontà che vuole seguire, assecondare se stessa, le proprie passioni, i propri desideri, quella volontà umana nel senso non buono del termine su cui tante volte abbiamo meditato, e il fango delle cose terrene. Ecco. Tutto questo ci impedisce di fare quello che Gesù vuole e impedisce a Gesù di fare di noi quello che lui vuole. Veniamo ora a queste tre ferite mortali che sono un pezzo veramente straordinario. La prima in parte l'abbiamo già scandagliata. Le pene delle anime amanti. E Gesù spiega che queste pene sono terribili per il suo cuore, e questo ci fa anche comprendere quanto Gesù, come dire, come dice il testo delle Lamentazioni, no? Contro il suo volere e contro il suo desiderio, egli umilia e affligge i figli dell'uomo. Gesù soffre nel vedere soffrire i suoi, quindi non pensiamo mai, non diamo mai l'idea di un cristianesimo dove c'è una sorta di disordinato culto del dolore, come se Dio fosse contento che noi soffriamo, no? È chiaro che nessuno, in passato c'è stato, insomma, qualche presentazione, qualche lettura, qualche interpretazione che dava questa idea, certamente non
Nessuno pensava realmente una cosa di questo genere, no? Il dolore in questo mondo è necessario perché è col dolore che si salva. Ecco, dopo il peccato la croce è diventata lo strumento per la salvezza, ma è limitatamente a questo, ecco, che Gesù ama la croce, ha amato la croce e fa il dono della croce ai suoi. Ma è un dono che per quanto egli stesso riconosce necessario, non di meno è doloroso al suo cuore. Perché Gesù non è contento di vederci soffrire, ecco, quindi, ecco, se non in considerazione dei frutti che tutto questo produce. Ed è proprio tenendo presente questo che si comprendono le frasi un'anima che mi ama e che pena per me è tutto il mio contento, la mia felicità, il mio compenso. E mi delizio e scherzo con lei. Quindi da un lato questa pena è la più dolorosa, dall'altro contiene tutto il suo contento, tutta la sua felicità, dolore e gioia, amarezza e dolcezza, morte e vita. Questi sono i grandi misteri che si vivono nella vita di unione e di comunione con Gesù. Un'anima di questo genere è capace di consolare, di riparare Gesù per tutti coloro che lo cacciano, che lo costringono a fuggire da loro. E Gesù, guardando queste anime amanti, come fece già certamente e più di una volta con Maria Santissima, dice: non mi pento di aver creato il cielo e la terra, né di avere tanto sofferto, perché almeno c'è qualcuno che ne beneficia, che mi ricambia, che è contento. Poi veniamo a parlare del mostro orribile, di una delle cose più brutte. Ecco, poi se il Signore ci ha fatto la grazia, perché è una grazia, anche se grazia dolorosa, a volte di subire l'ingratitudine delle creature, anche noi, ci ha fatto bere un piccolissimo, ecco, sorsettino, qualche millilitro, ecco, o micromillilitro, di questo calice amarissimo suo. L'ingratitudine degli uomini è terribile. Quando l'uomo non corrisponde, non risponde, non apprezza, non ricambia, le grazie ordinarie o anche straordinarie ricevute, perché può succedere con l'ordinario o può succedere con lo straordinario. L'anima ingrata, l'anima che non apprezza i doni del Signore, l'anima che non li riconosce, l'anima che ne abusa. Gesù dice: con questa cosa chiude il mio cuore. Il cuore di Gesù è sempre aperto, siamo noi che lo chiudiamo se facciamo così. La chiave è a doppia girata e il mio cuore vorrebbe versare grazie, ma non può, perché la creatura ha chiuso e messo i sigilli, come i sigilli delle porte quando si rimette l'autorità giudiziaria, con l'ingratitudine. È impressionante quello che Gesù aggiunge: vado in delirio, smanio, senza speranza che questa ferita mi sia rimarginata, perché l'ingratitudine me la va sempre inasprendo. Un'anima che ama il Signore, ecco, non può sentire queste parole senza veramente sentirsi trafiggere il cuore, senza farsi un giro nella divina volontà e dire: guarda Signore, io metto il mio grazie, il mio ti amo nei cuori di tutte quante le creature ingrate, e non guardare questa cosa, ecco, ci metto la povera gratitudine mia, ma fondendola con la divina volontà fa che diventi grande e immensa e che possa coprire questo grido orribile, e questo colpo al cuore che ti viene dalle anime ingrate. E poi la cosa terribile ancora, l'ostinazione. Sappiamo che l'ostinazione nel peccato è un peccato contro lo Spirito Santo. Ecco, l'ostinazione al peccato significa reiterare il peccato senza emendarsi, mai, no? Senza un vero pentimento. Ma qui ci non parla soltanto, credo, dell'ostinazione nel peccato, parla anche dell'ostinazione intesa come la cocciutaggine, la testardaggine, cioè quelle anime che il Signore cerca di lavorare, di plasmare, di convertire, no? Usa tutti gli stratagemmi possibili e immaginabili, il bastone, la carota, la dolcezza, la durezza, la misericordia, la giustizia,
l'amore, la croce, tutti. E questi, oh, cocciuti, testardi, rimangono fermi, fermi. Dove si trovano? Non si convertono, non cambiano, non si lasciano correggere, non si lasciano plasmare, non si lasciano illuminare. Questa per forza che, cioè, noi non saremo salvati dal Signore senza di noi, dice Sant'Agostino. E come fa nostro Signore a salvarci? Cerca di farci ragionare, cerca di farci riflettere, mandandoci le grazie, cerca di farci sentire il suo amore, ci apre gli occhi sulle nostre cose, cerca di farci rivedere con calma le cose in cui abbiamo sbagliato, in cui abbiamo peccato, perché possiamo riconoscerlo. Ci manda buoni consiglieri, buone letture, buoni maestri, buoni confessori, buoni padri spirituali, tutto si inventa, insomma, no? Però ci deve essere questa situazione interiore, non di ostinazione, ma di apertura e di docilità con l'azione della grazia. Inutile che stiamo a dire che siamo peccatori e siamo imperfetti se poi non c'è un lavoro preceduto, provocato dalla grazia di Dio, ma di continua crescita e di continua rettifica di questo nostro, di questa nostra condizione. Ecco, l'ingratitudine e l'ostinazione devono essere oggetto di meditazione perché che Dio ce ne scampi e liberi, ma purtroppo possono coinvolgere e riguardare chiunque. Le pene delle anime amanti, io auguro a molti che ascolteranno queste povere parole di meditazione, auguro a molti di poter essere in questo senso causa di dolore a Gesù. Evidentemente non auguro a nessuno, neanche al sottoscritto, di essere causa della terza, della seconda, della terza ferita del cuore del Signore, perché è proprio una cosa brutta. Noi lo vediamo anche nel nostro, nella nostra vita. Ci pensiamo ai drammi, per esempio, di una coppia di genitori che ha un figlio scapestrato. E che non riesce in nessun modo a farlo ragionare, cioè quando un figlio diventa grande, che gli fai? A parte che oggi anche quando un figlio è piccolo sta poco da fargli, insomma, no? Con i tempi in cui viviamo, che cosa gli fai? Tu lo vedi andare allo sfacelo, pensiamo a quei poveri genitori che hanno la tragedia della droga dentro casa con un figlio, e cerchi in tutti i modi di farlo riflettere, di farlo ragionare, e questo non ti ascolta, e te ritorna a casa fatto in quel modo lì. Giorno o l'altro tu ti dico la camicia gelata che te se muore per overdose e non puoi farci niente, no? Pensiamo, noi non ci pensiamo mai, anche come molte brutte esperienze, brutte sofferenze che noi viviamo nella questa valle di lacrime, dice, bene, ma a me mi fa così tanto male. E il cuore di Gesù come starà? Che questo è il suo pane quotidiano, purtroppo, da un autotreno interminabile di creature presenti, passate e future. Ecco perché è anche così importante imparare a girare per porre tutte quante le nostre riparazioni, tutti quanti i nostri ti amo. Ecco, per farci un po' questi sono sogni alla nostra portata, no? Quindi sognare di far distrarre Gesù. Guarda, adesso per un istante io mi faccio questo giro, quindi sono tutte coperte. Le ostinazioni e le ingratitudini umane sono tutte coperte dalla tua volontà, fusa con la mia povera piccolissima volontà, che è tanto piccola, però ti vuole un pochino di bene, e cerca di porre una barriera, ecco, di distrarre il tuo cuore. Ma se può distrarre il cuore di un Dio? Bah, probabilmente no, ecco. Però io penso che, ecco, Gesù apprezzi anche i desideri buoni, insomma, e l'amore con cui, per quel poco che possiamo fare, noi l'unica cosa che possiamo farci a queste cose è non esserne, non metterci il carico da 90, si dice dalle mie parti, quindi non essere anche noi ingrati, ostinati, e per quanto possibile, attraverso qualche giro, riparare il cuore di Gesù per chi purtroppo gli causa queste terribili e brutte ferite.
Bene, Santa Maria Ausiliatrice, aiuto dei cristiani, noi ti chiediamo oggi davvero la tua intercessione perché ci preservi innanzitutto da queste cose orribili, ecco. Che Gesù non abbia a soffrire queste cose da noi e che invece riusciamo, ecco, non a livelli eroici, probabilmente come Luisa, però a concorrere in positivo, ecco, alla sua causa della salvezza delle anime. E ad amarlo almeno un pochino, ecco, per come possiamo, insomma, per come sappiamo, ecco, con la piccolezza del nostro cuore, ecco, con quello che siamo, perché purtroppo non possiamo andare a trovare altro da ciò che possiamo offrire a Gesù. Ecco, probabilmente sarà poco, ecco, però se tu ci insegni, se tu lo unisci al molto che tu sei e che tu hai dato, e poi insieme al tuo cuore, fuso con il nostro, ci fondiamo con la divina volontà, ecco, forse riusciremo un pochino ad amare il cuore di Gesù e a ripararlo da tante brutte cose che purtroppo riceve da tante anime degli uomini, ecco, tanto, tanto, tanto amate da lui, ecco, ma anche tanto, tanto ingrate dinanzi al suo amore. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.